Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Luca Zaia, presidente della regione Veneto, con il 76% delle preferenze, è il presidente di regione che nella storia della Repubblica Italiana ha ricevuto più voti in assoluto in percentuale sul totale. Lui che era già governatore e viene riconfermato nelle elezioni regionali del 20-21 settembre. E dice: il mio successo di oggi è anche un voto di protesta contro Roma. Basta con una certa politica anacronisticamente distante dal popolo. Quindi un voto contro Roma, un voto contro il governo. Aggiunge che questo voto riconosce il mio lavoro da parte dei Veneti, ma anche un segno di protesta verso Roma, civile ma protesta. Così, con l'astronomico 76,79% nelle regionali, ha dato grande soddisfazione, ma lui guarda già al domani. Viene intervistato, gli viene chiesto: ma lei non si prende neanche una settimana di tregua? Dice: non fraintenda, è stata una vittoria strepitosa che corona la mia storia da leghista. Mai avuto altre militanze. Nel 2010 la mia prima elezione fu meramente politica. Tanto valeva il centrodestra, tanto ho preso io. Una realtà per certi versi mummificata, non esistevano i social, non esisteva rapporto diretto tra il governatore e il suo popolo. Ma nel 2015 era l'anno di Renzi. Se fosse stata la somma dei partiti sarei stato fregato. Lui in Veneto era al 42%, ma il modello era cambiato. L'effetto presidente contava, non era più solo l'avatar dei partiti. Nel 2020 il rapporto tra cittadini e governatore diventa viscerale, un'era nuova. Prima il governatore era solo un piedistallo, ora mi scrivono su Instagram, mail, WhatsApp: Luca, c'è una colonna di fumo, Luca, sono in coda al pronto soccorso. Il presidente diventa una sorta di super sindaco. Certo che la trasformazione del presidente di regione si amplifica proprio con il Covid, dove i presidenti di regione diventano dei capi di Stato della regione, diventano delle vere e proprie autorità. Prima del Covid, difficilmente un cittadino sapeva chi era il suo presidente della regione, non l'aveva mai visto, mai sentito parlare, una mera figura burocratica, un politico messo lì, ma che fa da tramite con il governo centrale, senza lode né infamia. Invece cambia radicalmente, soprattutto in questi ultimi tempi, dove i governatori, la gran parte viene riconfermata. De Luca, Zaia, Toti, Bonaccini, Emiliano, sono cinque riconfermati nella loro posizione. Forse l'effetto Covid ha dato veramente un aiuto. Lui dice: le percentuali che hanno avuto i governatori ne sono palese dimostrazione. Si sono azzerate le distanze e noi interpretiamo fino in fondo l'elezione diretta, dove il cittadino sceglie non solo il partito ma anche l'uomo. Non esiste un partito che valga il 70%. Tutti noi eletti percepiamo questa novità. Naturalmente lui dice: il 76% che mi hanno votato, non c'è un partito dal 76%. Mi hanno votato anche gli avversari. Quindi Luca Zaia deve avere qualcosa di diverso dagli altri politici. Sconosciuto ai più, molti non sanno neanche che voce abbia perché è un amministratore locale, chiamiamolo così, locale di una regione enorme, ma lo sempre locale. La sua lista civica prende quasi il 45%. Quella della Lega prende il 16%, ma lui dice: guarda, che nemmeno uno dei miei oltre 2 milioni di elettori ignorava che io sono un leghista. Ma il valore dei candidati va oltre. Non significa che i partiti siano finiti. I partiti sono la sacralità dell'idea e l'identità, ma i presidenti devono declinare l'identità nel modo migliore. Mi rifiuto di pensare che solo a destra si chieda legalità e ordine pubblico e dall'altra parte tutti pensino che i delinquenti abbiano avuto un'infanzia difficile. Se guardiamo agli amministratori, dice Zaia, i cittadini sono pronti a votare qualunque candidato, anche distante dalle loro idee politiche. Bossi chiamava gli amministratori quelli dei tombini. La parte nobile della politica era l'alzabandiera della Padania, ma Bossi stesso è stato reso grande dai suoi amministratori.
la chiave d'accesso al nuovo consenso. La Lega diventa familiare quando la gente ha visto i primi sindaci in TV e capito che non mangiavano i bambini. Ma la chiave del successo qual è? Dice, io cerco di rappresentare il Veneto, non è questione di gestione del Covid, i sondaggi già mi davano al 70%, io ho ereditato una regione che era la periferia dell'impero. Si diceva giganti economici, nani politici. Poi dopo l'autonomia, la riforma sanitaria, le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiene, le Olimpiadi, il maggior cantiere italiano che è la Pedemontana, mi lasci dire che qualcosa è cambiato. Ieri eravamo lavoratori e pagatori di tasse, oggi siamo una comunità che spesso detta l'agenda, anche solo con il dire basta i tamponi molecolari, via con il tampone rapido. E i veneti sono soddisfatti di andare per l'Italia e sentir parlare bene di casa loro. Ma ambizioni dentro la Lega? Non ce ne sono, chiede il giornalista, dice, ma finitela, io devo poter lavorare con tranquillità, piantatela con queste manfrine. Non sono minimamente interessato e non lo era anche in momenti in cui ci sarebbe stata praterie politiche, ma poi mi faccia dire un'altra cosa, questo paese deve un po' guardarsi dentro, non è che si debba cambiare allenatore ogni volta che non si vince una partita, la prima riforma che serve è culturale, l'approccio alla cosa pubblica, al bene comune. Chiaro che il divario tra il modo di pensare delle istituzioni e dei cittadini è sempre più ampio, dice, e la visione del bene comune anche per i cittadini deve superare l'individualismo. In questo senso io credo che il voto per me sia un voto di protesta contro una certa politica anacronisticamente distante dal popolo. E quindi la strada è ascoltare i territori. Se avessimo il famoso Senato delle Regioni alla tedesca avremmo finalmente il luogo della sintesi, ma se continuiamo così, mi viene in mente Rousseau, il popolo ti dà la delega e il popolo te la toglie. Quindi quel Senato non c'è e dunque bisogna abbandonare il centralismo medievale e puntare al nuovo rinascimento con l'autonomia, che per noi veneti resta la madre di tutte le battaglie. E i risultati della Lega sono un campanello d'allarme per Salvini. Beh, lui dice Salvini sta facendo un lavoro strepitoso, ha preso in mano un cadavere eccellente e l'ha portato nell'Olimpo. Anche in Toscana, se ci avessero fatto firmare qualche anno fa per il 40, avremmo detto tutta la vita. La Lega è cresciuta molto e come tutte le piante che sono cresciute rapidamente, ha bisogno di un palo, un supporto per continuare a crescere, dice Luca Zaia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia e nell'altra pagina Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.